Ma doveva fare le curve? Ma chi gliel'ha data la patente? Però guarda, i francesi. Ah, wow. Non sa fare le curve, però. Ci ha fatto passare? Ciao fans, di Luna, di, anche se no dicono che parlo solo io. Oggi faremo un bel giro. Dove andiamo? Allora, io so che andiamo a fare la SS 125, e un'altra poi, volta. Nel senso opposto. Superposto. E poi tornando indietro andiamo a fare il passo più alto di Sardegna. Che è 1248, ma non vorrei sbagliare di qualche metro. Comunque sopra 1200 metri, passo Correboi, che dovrebbe voler dire corna di bue. Rischiamo di non trovare i buoi. Stavi per dire bui. Bui. Bene, adesso ci vestiamo perché in realtà voi non lo sapete, ma sotto siamo in mutande. No, non è vero. Io poi non ci vedo mare. Io sono in mutande e ci rivediamo in moto tra qualche minuto. Ciao fan. Moments later. Rieccoci fans, ci siamo vestiti, ma andiamo senza perdere tempo perché fa un caldo la madonna. Esatto. Dai, saliamo in moto. Andiamo. Casa chiusa, sì? Ci sei? Ma tu quanta benzina hai? Ah cazzo, due tacche. Anch'io. Facciamola uscendo da Tortoli, quello che c'è prima di Girasole. Bene fans, siamo in moto, dato che da qua all'inizio della 125, poco dopo Santa Maria Navarrese, è tutta paesi e statali. Ci vediamo direttamente là, anche perché quel pezzo nel traffico ve l'abbiamo già fatto vedere nel video precedente, dove smadonnavamo. Flashback. Immagino che girare a sinistra fosse proprio per evitare di passare da qua. Col c***o che ti faccio passare. End of flashback. Rieccoci fans, ci siamo fermati qua in questa piazzola dove si vede il mare là in fondo. E le pecore in fondo. Ci sono anche le pecore? Sì. Adesso possiamo andare. Dove andiamo? Per la SS125. Che è questa in realtà, e prosegue su di là per i monti. Esatto. Andiamo. Mi sto squagliando. Appena ti fermi, 37. Beh, adesso siamo sudati, quindi sentiremo più fresco. Oh, senti che bella arietta che mi entra. Ho la sella che è incandescente. Allora fans, come vi abbiamo detto nell'introduzione iniziale, dove eravamo in mutande, questa strada qua l'abbiamo già fatta nel video precedente, ma in discesa e al tramonto. Adesso la faremo in salita e alle 11 del mattino. Comunque il paesaggio al tramonto era spettacolare. Adesso vediamo se con il sole pieno così sarà altrettanto bello. Il tramonto ha sempre il suo fascino, quindi mi sa che adesso sarà un po' meno bella. Però cosa ne pensi, Luna? E c'era anche una temperatura diversa. C'erano 21 gradi su, vediamo quanti ce ne sono oggi. Quello cos'è? Baunei? Sì. Inizia lo slalom. Inizia il divertimento? Lo sai che a casa poi non sarà più così? Guarda qua che roba. Ovviamente ci sono più macchine della volta scorsa, perché... Beh, a venire in giù. A venire in giù, sì. A salire in realtà per ora non abbiamo trovato ancora nessuno. Saranno tutti quelli che vanno al mare da su, e noi siamo gli unici che dal mare vanno in montagna. E stacca prepotente. Senti all'ombra come si sta bene. Sì. Si piazza all'inseguimento. Attenzione, una Golf che fa da tappo. Si prepara al sorpasso. Attenzione, aggressivo.
muovi a superarmi magari. Asfalto rosso, Gran Premio della Montagna. Senti come va il Duke. Attenzione macchine. Sì, classico panda che non manca mai. Attenzione paese. Esatto, siamo arrivati a Baunei, 480 metri sul livello del mare. Li abbiamo saliti veramente in un attimo. È domenica mattina, quindi saranno tutti a messa o al mare. Ah cazzo, non ho preso il coso per gonfiare le gomme. Speriamo non ci serva. Sì. Eccola fuori dal paese che mi ripassa subito. Distratto dal campo da calcio, eh? Sassi. Cos'è? È venuto giù il caprone che li ha trascinati? Siamo già belli in alto, eh? Sì. Non è semplice passarti, eh? Ne so, cioè, perché sto giocando i rettilinei. No, no, ma non stavo dicendo che dovevi farmi passare. Dicevo che ero lì a culo, ma non è semplice. Con tutti questi zigzag. Sì. Che curve! Questa strada qua dovrebbero metterla come patrimonio dell'UNESCO. Concordo. Finché non metteranno un tutor all'inizio e alla fine del passo per vedere il tempo intermedio. Ma va, in Sardegna non li mettono. Ma anche secondo me. Lo supera? E si lascia superare? Curva prepotente? Allora, come potete vedere, il paesaggio, a parte alberi, per ora non propone niente di diverso da alberi e rocce. Però la strada, tanta roba, poi con l'asfalto caldo. Ne approfitta? Beh, oggi non ci saranno pattuglie. Perché è domenica? La domenica si lavora minga la domenica, eh. Era un po' come la teoria che avevano i ragazzi con cui uscivo, che dicevano: se piove non ci sono i posti di blocco perché ai vigili e ai carabinieri non piace bagnarsi. Esatto. E funzionava, avevano ragione. Staccata? Sto scaldando adesso, iniziamo a muoverci un po' di più. Occhio che stringe di bestia. Ah, qua se arrivi prepotente vai dritto, eh. Eh sì. Anche qua, però qua si vede di più. Un francese. Li puzza il culo. Un camper. Ma dove va a fare le curve? Ma chi gliel'ha data la patente? Però guarda, i francesi. Ah, wow. Non sa fare le curve, però. Ci ha fatto passare? Cosa che il camper, oltre a non saper fare le curve, probabilmente non ci farà mai passare. No, perché è italiano. Ma c'è un rettilineo dentro una galleria. Quale occasione migliore? Casino? In galleria si sente un po' di sound. Vai davanti un po' tu. Chi si passa? Ma
Madonna, che strade, che slalom prepotenti. Leggevo un commento sotto a una storia che abbiamo fatto di un ragazzo che diceva: sei il primo che non si lamenta degli sbacchettamenti della 09. E gli ho risposto: forse sono anche uno dei pochi che ha più di 2000 euro di sospensioni montate. Venuto a balneare, adesso vi faccio vedere dove siamo arrivati e come ci siamo sistemati. Moto riparata dal telo. Gazebo. Erbetta. E adesso andiamo al mare.